Benvenuti al quinto appuntamento con Smart Hour. Diamo il via ufficialmente a questo nuovo appuntamento, la seconda parte della scorsa settimana. Ci siamo lasciati con una bella panoramica, insomma, i primi strumenti che Facebook mette a disposizione per le sponsorizzazioni, per la promozione dei contenuti delle aziende. Perché parliamo di strumenti destinati a utenti business, quindi definiamoli come tale. Sicuramente per partecipare all'incontro di oggi non è necessario, ma sarebbe auspicabile che tutti i partecipanti avessero un account Instagram. Perché oggi approfondiremo questa tematica con Irene Moscatello e Vito Modio, che come sempre ci sta traghettando in questo percorso di conoscenza degli strumenti per le strategie di comunicazione digitali per le PMI rurali. Detto questo, non rubo altro tempo all'incontro di oggi, perché come sapete il format Smart Hour è dedicato proprio a un'ora di formazione, informazione su tematiche che ruotano settimana dopo settimana, e quindi cercheremo, come sempre, di stare all'interno dei 60 minuti di sezione informativa. Alla fine di questo incontro, come sempre, ci fermeremo, saremo a vostra disposizione per approfondire più argomenti o per chiarire eventuali dubbi che sono sorti durante questo webinar. Detto questo, io mi congedo e lascio la parola a Vito Amodio e poi a Irene Moscatello. Buon ascolto a tutti e buon Smart Hour. Grazie mille Cristiano, buonasera a tutti, ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale. Ormai mi sento un po' DJ digitale, soprattutto oggi che mi sono anche messo queste cuffie. E, come ha introdotto già Cristiano, come vedete, soprattutto per chi ha iniziato a seguire questo percorso fin dal primo appuntamento, realmente passo dopo passo ci stiamo addentrando sempre di più nel pratico, negli esempi pratici, nel farvi vedere direttamente quali sono gli strumenti, come si utilizzano questi strumenti. L'incontro di oggi va ad approfondire tre tematiche in particolare, quelle del real-time marketing, quelle poi relative chiaramente al real-time marketing e parallelismo con quello che si può fare con lo strumento di Instagram e con gli strumenti che si trovano all'interno di questo social network in particolare. Quindi vedremo una carrellata di questi strumenti e poi, come promesso la scorsa volta, la dottoressa Moscatello ci farà vedere proprio l'esempio pratico e la costruzione di una campagna con un obiettivo. È chiaro che adesso non andremo, magari li citeremo molto velocemente quali possono essere gli obiettivi, però non ci soffermeremo su questo proprio perché è stato già oggetto dello scorso appuntamento. Quindi noi man mano alcune cose magari le andremo a ripetere, ma in maniera molto molto veloce, perché già ne abbiamo parlato negli appuntamenti precedenti, quindi non è che noi ogni volta dobbiamo ripetere le stesse cose. Quindi su determinate tematiche andremo più veloci per avere il tempo di approfondire questi nuovi strumenti, ma soprattutto anche la pubblicazione di questo post di Facebook che verrà poi sponsorizzato, verrà quindi effettuato una vera e propria campagna di marketing all'interno dello strumento di Facebook. Però anch'io non mi voglio ulteriormente dilungare, vi ho fatto giusto un recap veloce di quelle che sono le attività che andremo a vedere oggi e passo subito la parola ad Irene che inizierà proprio a proiettare le slide che abbiamo preparato, introducendo proprio l'argomento del real-time marketing. E la ringrazio, come la scorsa volta, anche oggi è nostra ospite.
Grazie, buonasera a tutti. Oggi sì, continueremo soprattutto nella parte finale del mio intervento, ci ricollegheremo alle campagne sponsorizzate, però partiamo, vi condivido il mio schermo. Chiaramente, premetto ulteriormente che i compiti a casa erano importanti da fare proprio perché le cose che vedremo oggi, e per lo più se li volete fare passo dopo passo insieme a noi, è importante che voi già abbiate creato il profilo, abbiate creato la pagina, abbiate creato anche il profilo su Instagram. E quindi vi abbiamo un pochettino stressato con questi compiti a casa, non perché vi dovevamo dare un'ulteriore cosa da fare, ma perché poi la lezione di oggi di sicuro poteva essere più accattivante e interessante. Ok, vedete correttamente lo schermo? Immagino di sì. Appunto, di cosa parleremo oggi? Abbiamo sintetizzato in questi tre argomenti le tematiche che affronteremo oggi. Partiremo dall'approfondimento sul real-time marketing, quindi capiremo meglio che cosa significa fare marketing real-time in tempo reale e come applicare poi queste strategie alle attività locali. Faremo un passaggio anche sugli strumenti di Instagram. Diciamo con nelle precedenti seminari formativi siete partiti dalle basi, dalla creazione appunto dell'account Instagram e probabilmente avrete parlato di pubblicazione di post. In questo caso, durante il nostro appuntamento di questa sera, parleremo di altri tool, altri strumenti che appunto un social come Instagram ci mette a disposizione e che possiamo andare a sfruttare per raccontarci in maniera diversa e avere ulteriori strumenti appunto di visibilità. Quindi parleremo delle stories, dei reel e della sezione IGTV di Instagram. E infine concluderemo appunto la lezione ritornando all'argomento introdotto mercoledì scorso. Ritorneremo a parlare di campagne sponsorizzate. Quindi ritorneremo a parlare di account pubblicitari e di come impostare una campagna. Nello specifico vi porto un esempio faremo proprio insieme un esempio di impostazione di una campagna sponsorizzata con obiettivo incremento dei mi piace ad una pagina Facebook, che probabilmente è un obiettivo, diciamo, interessante per quelle aziende che almeno in una fase iniziale vogliono accrescere appunto la visibilità della loro pagina Facebook e acquisire nuovi follower, utenti interessati a seguire appunto i propri social, le proprie comunicazioni. Quindi questi sono un po' i punti che toccheremo oggi. Qui c'è sempre la classica slide di presentazione, ma ormai insomma per chi era presente la volta scorsa, io mi occupo fondamentalmente di contenuti per il web e per i social e sono specializzata in campagne sponsorizzate, quindi nella puntata precedente abbiamo parlato di strumenti legati alle sponsorizzazioni e di business manager come strumento utile per attingere a tutte quelle risorse che Facebook e Instagram mettono a disposizione delle aziende, ovviamente, perché l'utilizzo appunto dei social dal punto di vista aziendale è un mondo completamente diverso rispetto all'utilizzo che ne possiamo fare per fini personali, no? In maniera amatoriale.
Quindi iniziamo a parlare di real-time marketing. Che cosa vogliamo dire, no? Con questo termine sempre che ci arriva dalla lingua inglese, che è un po' la lingua del marketing. Ovviamente qualsiasi cosa appunto non dovesse essere chiara alla fine insomma della lezione, scrivetemi le domande, insomma condividiamo i dubbi per insomma non lasciare nessun dubbio. E, in realtà il marketing che cos'è? È una strategia di marketing, quindi una strategia di promozione e di visibilità che le aziende appunto possono attivare, aziende come anche brand personali, enti, istituzioni, insomma, tutte le persone che scelgono di comunicare attraverso i social possono intraprendere la creazione di una strategia di real-time marketing che ci porta appunto a definire un'attività di promozione legata al tempo che stiamo vivendo, quindi un approccio strategico di marketing in tempo reale. Quando si vanno, diciamo, la volta scorsa abbiamo parlato di pianificazione, no? Quindi lavorare sui social andando a definire una pianificazione su base temporale dei contenuti che voglio andare a comunicare attraverso i social, quindi sia in termini di post di racconto organici, ma anche di pianificazione di campagne sponsorizzate. In questo caso ci confrontiamo con una strategia che un po' rompe la pianificazione e che si allaccia alla notizia in tempo reale. Fondamentalmente, realtà in marketing può essere definito come la capacità di sfruttare un evento esterno, quindi un evento che appunto ci arriva dalla cronaca, dal mondo esterno dell'azienda, oppure ci colleghiamo ad una tendenza in voga, ad un trend in voga in questo momento, per creare una campagna al fine di generare un forte engagement. Tenete conto che le interazioni, quindi il livello di engagement, di interazione di un utente con un post varia a seconda appunto del contenuto che stiamo andando a condividere. Quindi tanto più quel contenuto è fresco, nuovo, legato all'attualità, tanto più ci sarà un forte, aumenterà il livello di engagement di quel post, il livello di interazione di quel post, perché saremmo i primi a raccontare un qualcosa di nuovo o a fare un legame tra quella che è la nostra attività e il mondo che ci sta circondando, no? Quindi non andiamo a fare una comunicazione istituzionale e che non ha nessun legame con quello che accade, ci accade nella vita di tutti i giorni. Pensate a come le aziende hanno dovuto modificare il loro stile, il loro tono di comunicare durante il corso dello scorso anno e anche appunto ancora in questi mesi a causa di quello che stiamo vivendo, quindi della pandemia del coronavirus, no? Quindi tutte quelle campagne promozionali che magari puntavano a raccontare l'azienda in maniera leggera, oppure quelle campagne sponsorizzate per alcuni settori come i viaggi, il turismo, che avevano appunto dei messaggi ben definiti, come si sono invece dovuti adattare, rimodulare, ridefinire in base appunto a quello che abbiamo iniziato a vivere. Quindi la limitazione degli spostamenti, l'attenzione, no, alla tematica della salute. Ecco perché poi è importante sì pianificare un'attività sui social, ma poi adattare quella pianificazione a quello che ci succede giornalmente. Quindi in questo ci aiuta a lavorare seguendo le strategie del real-time marketing. Che cosa significa fare realtà in marketing? Fare realtà in marketing significa sfruttare un evento e anche a volte decontestualizzarlo per creare attenzione su un brand e generare passaparola. In poche parole potremmo dire prendere la palla al balzo, appunto, sfruttare una notizia che ci è arrivata per fare un collegamento con quella che è la nostra attività e
promuoverci, no? Grazie a questa notizia, a questo nuovo trend. Ma il carpe diem non basta, cioè il cogli l'attimo non basta per poter fare realtà in marketing. È ovvio che dobbiamo essere attenti, no? A quelle che sono le notizie, a quello che ci accade intorno, però non dobbiamo poi modulare la nostra strategia di comunicazione esclusivamente sul realtà in marketing. In realtà parliamo di realtà in marketing anche quando ci riferiamo alle attività legate alle email che ci arrivano. Qui vi ho inserito un po' di termini in inglese, le triggered email o le event-based emails, che sono quei messaggi, quelle email che vengono appunto inviati in automatico quando si verificano determinate condizioni predefinite, quindi quando facciamo determinate azioni. Ci iscriviamo sulla newsletter di un sito e in automatico quel sito ci manda un'email di benvenuto con uno sconto, no? Quindi ad un'azione corrisponde una reazione. Anche in questo caso agiamo in tempo reale e diamo una comunicazione immediata al nostro utente. Oppure quando ci arriva l'email con lo sconto del nostro compleanno perché ci siamo registrati su quel sito e abbiamo inserito la data di nascita, no? In quel caso il sito, l'azienda sfrutta in realtà il marketing legato al nostro mondo personale, in questo caso il compleanno, per poterci proporre una sponsorizzazione. Appunto questa tipologia di strategia adottata su un sito che si propone come un sito di vendita online o come un e-commerce funziona molto bene e funziona soprattutto per incrementare anche le conversioni, quindi aumentare gli acquisti, che poi è la finalità di business di un e-commerce. Per i social invece ragioniamo su altre strategie. Lavoriamo tantissimo sul tempismo, sul far uscire un post in relazione a quello che è la notizia che ci è arrivata oggi o al collegare appunto la nostra attività con un trend del momento. Quindi come possiamo sfruttare e fare realtà in marketing attraverso i nostri social? Creando diversi contenuti, per esempio contenuti che ci rimandano a eventi e ricorrenze fisse. Feste comandate, giornate mondiali, esistono giornate mondiali veramente di qualsiasi cosa, del bacio, della salute, del gatto. Tutti questi appuntamenti fissi possiamo appunto sfruttarli per creare campagne ad hoc, ma anche post ad hoc, in cui magari andiamo a raccontare poi, a ricollegare quella giornata mondiale con la nostra attività. È ovvio che se siete artigiani non ha senso che pubblicate un post per la giornata mondiale, non so, del mare, e magari la vostra attività artigianale non c'entra nulla, no? con il mare. Anche qui dobbiamo fare una selezione rispetto a quegli eventi, a quegli appuntamenti, al di là delle feste comandate, dove diciamo sarebbe carino inserire nella pianificazione gli auguri, no? per le feste comandate, Natale e Pasqua, ma ci ricolleghiamo a delle giornate mondiali che sono affini alla nostra attività. Quindi sono un artigiano che lavora con le ceramiche, i colori, giornata mondiale del colore, sfrutto quella giornata mondiale per raccontare quali colori utilizzo, su quali colori sto lavorando o rispetto ai prodotti che sto realizzando. Oppure eventi legati all'azienda, con la possibilità di gestire e organizzare per tempo il calendario editoriale, anche non solo dei social ma anche del blog, monitorando interazioni e commenti real time. Quindi abbiamo attivato, non lo so, un altro ambito aziendale, abbiamo aperto ad un nuovo processo aziendale, raccontiamo il nostro real time, il tempo reale legato alla nostra azienda. Oppure eventi geolocalizzati, quindi siamo presenti quando si poteva, partecipare a fiere di settore, eventi, quindi possiamo sfruttare questi momenti per fare il racconto di quella che è la nostra partecipazione, no? Agli eventi e ricollegarci a questi momenti, oppure appunto sfruttare notizie o accadimenti per fare racconto, per fare storytelling. Qui vi ho inserito due casi studio, in realtà appunto due post differenti di realtà in marketing. Uno creato da Lonely Planet, che è il brand che
Ovviamente fino all'anno scorso promuoveva le sue guide per i turisti, no? Le guide Lonely Planet realizzate ognuna per ogni per paesi differenti del mondo. Quindi se dovevo andare in Giappone compravo appunto la guida Lonely Planet sul Giappone, dove trovavo tutte le informazioni per il mio viaggio. Che cosa fa? Come comunica poi Lonely Planet nel momento in cui si trova appunto a non poter creare contenuti rispetto al viaggio e alla destinazione turistica, no? Che va a raccontare? Modifica la comunicazione e crea un post immaginando una guida in cui racconta non una destinazione specifica, ma la casa, che è l'ambiente che poi abbiamo imparato a vivere ancora di più durante appunto la pandemia. E quindi sfrutta un contenuto canonico solito, che è appunto quello del racconto delle guide, per ricollegarsi al momento che si sta vivendo, no? E per probabilmente fare anche un riferimento emotivo alla condizione poi di tutte le persone che sono trovate a vivere in casa. Altro esempio che vi porto qui è di un'azienda che lavora esclusivamente, possiamo dire, con in realtà in marketing, Ceres. Sulla loro pagina Facebook lavorano tantissimo con il real-time marketing, con post che si richiamano a quello che stiamo vivendo. In questo caso hanno utilizzato il sistema dell'acronimo, il DPCM, per creare una grafica che venisse ricollegata comunque al prodotto, quindi alla birra. Quindi dall'acronimo DPCM, dammi presto una Ceres, magari la porto a casa, che sono le 6-2, perché appunto in quel periodo in cui è uscito questo post i bar chiudevano alle ore 18, no? Quindi c'è un collegamento tra quello che è il momento che si sta vivendo e un po' cercare di sdrammatizzare. Vedete come lo stile comunicativo e anche il tono di voce è completamente differente, no? Lonely Planet punta più su un elemento emozionale, su uno stile comunicativo emozionale, invece Ceres mantiene la coerenza del suo tono ironico. E se andate appunto a vedere tutti i post di Ceres, avevo ripreso appunto questo, uno degli ultimi del 25 gennaio, è sempre questo tono di voce molto ironico, no? La suddivisione per colori delle regioni, hanno sfruttato questa notizia per presentare le varianti di birre, quindi la bionda, la rossa e quella classica, no? Ma qualsiasi, questo per esempio per quando è arrivato Draghi, ti svegli, vedi Draghi ovunque, non sei in hangover, no? Diciamo che Ceres lavora esclusivamente con il real-time marketing. E questo è ovviamente, come vi dicevo prima, è una strategia. Non è che adesso dovete improntare le vostre comunicazioni solo su questo, ma potreste sfruttare appunto questo strumento per inserire ulteriori pubblicazioni all'interno dei vostri account social per variare un po' la comunicazione e per dare appunto l'idea di una correlazione tra quello che è la vostra attività e quello che invece succede nel mondo. Adesso andiamo a vedere nello specifico invece. Scusami se ti interrompo. Come avete visto, Irene vi ha fatto due tipologie di esempi, no? Una legata a quella che può essere la ricorrenza, e quindi qualcosa anche che è più pianificabile all'interno di una campagna di comunicazione e marketing, no? Perché noi quando sappiamo che c'è Natale, quindi io il post me lo vado a programmare senza problemi. Questi invece sono esempi un po' più complessi. Perché? Perché realmente c'è un fortissimo grado anche di innovazione, di creatività legata alla comunicazione. Che come potete vedere, vedi anche il discorso legato al DPCM, è un discorso ironico, dall'altra parte però ci deve essere anche tanta creatività. No? Un'altra delle aziende che ha fatto anche di questo scuola è Tafo, l'azienda che si occupa di onoranze funebri. Loro, per esempio, anche sul real-time marketing, un po' come Ceres, hanno poi cercato di utilizzare questa leva di marketing per trattare una tematica molto complessa, perché in questo caso è birra e quindi è un prodotto non difficile. Dall'altra parte, invece, abbiamo un prodotto molto complesso che è legato purtroppo, no, alla morte. E quindi loro cosa fanno? Sono molto molto creativi,
riescono a creare dei contenuti che vanno un pochettino a sdrammatizzare, a giocare con una tematica che realmente è invece molto difficile dal punto di vista del marketing. Quindi vedete bene, comprendete bene come possono essere differenti queste due tipologie di strategie in realtà in marketing, e questa è meno pianificabile. Quindi questo deve esserci proprio il guizzo, quell'idea geniale, quell'idea creativa che realmente poi può fare la differenza, perché alcune volte questi post poi, se sono fatti molto bene e sono davvero molto creativi, possono diventare virali, no? Creare quella viralità attorno a quel marchio che poi realmente porta visibilità. Sì, esatto. Io non ho citato Taffo perché quando si parla di realtà in marketing o di tono di voce, di stile comunicativo molto forte, molto dirompente sui social, è il primo esempio, no? Che viene da citare, soprattutto per gli addetti al settore, no? Ho cercato di uscire un po' dal condizionamento di Taffo, però assolutamente andate anche a vedere i post di Taffo che in alcuni casi sono stati anche fortemente criticati perché poi appunto andare a sdrammatizzare in maniera così forte un argomento così pesante e difficile da trattare sui social come appunto può essere la perdita di un caro e quant'altro non è semplice. Tra l'altro anche su questo argomento, piccolo passaggio, poi ci si è chiesti non tanto dello stile di comunicazione, ma quanto poi questo stile, questo tono di voce così dirompente, poi riesca a portare in termini di conversioni reali, cioè di persone che poi scelgono di contattare Taffo, quell'agenzia di pompe funebri, nel momento in cui hanno veramente una perdita, quanto poi risultano credibili realmente, no? Come azienda. Ma su questo appunto non è il momento, diciamo, di approfondire questo elemento, però assolutamente sì, fare realtà in marketing serve appunto, come dicevo all'inizio, per aumentare il livello di interazione di un post, di un contenuto e sperare che quel contenuto possa essere maggiormente condiviso. In alcuni casi può diventare virale quando appunto ci sono tantissime condivisioni o il post è così creativo, no? O si è arrivati per primi nel dare una notizia, nel sdrammatizzare una notizia e quindi quel contenuto diventa virale. Adesso andiamo avanti e tornando a parlare di Instagram, come sfruttare questi strumenti al di là del classico post che posso andare a creare sul mio account Instagram, il social che appunto vive principalmente del contenuto fotografico, un social molto legato all'aspetto visivo di un'azienda, no? Quindi avere delle belle foto che possiamo sfruttare e pubblicare appunto su Instagram per raccontare l'azienda, i prodotti, i processi di produzione, i nostri clienti, appunto un contenuto fotografico che possiamo sfruttare per creare post su Instagram. Ve ne avranno già parlato. Oggi ci soffermeremo invece un po' di più rispetto a parlare di strumenti messi a disposizione sempre dalla piattaforma di Instagram e che ci porteranno anche a fare delle considerazioni sul contenuto creativo che possiamo andare a creare e a far ospitare appunto su questi sistemi. Le storie, che sono quei cerchietti che andiamo a vedere nel momento in cui accediamo all'applicazione di Instagram, io adesso vi faccio vedere diciamo, la visualizzazione dal punto di vista del PC, quindi come andare a vedere appunto un account Instagram da PC e appunto le storie sono, le ritroviamo qui, quei pallini che poi andiamo a ritrovare nella nostra home page in alto, no? Nell'applicazione, in questo caso è un account che non segue nessuno, ma appunto li ritroviamo qui. A che cosa servono le storie? Le storie per coinvolgere giornalmente, quindi per raccontarci giorno per giorno. Perché?
Perché le storie sono, a differenza dei post che rimangono nel nostro feed, all'interno appunto dell'archivio, no? Del nostro account Instagram, e che non hanno una scadenza, invece le storie hanno una scadenza, quindi durano solamente 24 ore. Che cosa possiamo fare con le storie, quindi con questo contenuto che dura 24 ore? Possiamo creare contenuti, tra virgolette, standard, quindi continuare a raccontarci, a raccontare la nostra azienda, i nostri prodotti, per mettere in evidenza anche le attività che stiamo svolgendo giornalmente. Quindi oggi sto lavorando su un prodotto, faccio una storia per raccontare quel prodotto specifico. Domani probabilmente lavorerò su un altro prodotto e racconterò, farò a rotazione, no? Un richiamo rispetto a quello che è il mio lavoro. Quindi se vogliamo realizzare contenuti, quindi video, foto legati appunto al racconto di un prodotto. Oppure lanciamo messaggi, comunicazioni veloci che vogliamo dare ai nostri follower, sempre perché le storie non devono essere un contenuto costruito, per forza di cose. Possono anche essere appunto un video, realizzato nel momento in cui appunto sono nel mio laboratorio, se parliamo sempre di una dimensione artigianale, e voglio appunto comunicare con i miei follower, inizio appunto e mi riprendo all'interno del mio laboratorio, senza appunto andare a, fare attività di editing video, di montaggio, se devo dare una comunicazione veloce. È un contenuto che nasce in maniera più spontanea, meno costruita rispetto al video aziendale o alla foto scattata per bene per fare il racconto del prodotto. Appunto, possiamo utilizzare le storie per veicolare contenuti veloci, informazioni che dobbiamo dare rispetto alla nostra attività del momento. Ma le storie, diciamo, possono essere utili anche per creare interazioni con la nostra community. Quindi chi ci segue inizierà a guardare le nostre storie e attraverso le storie possiamo anche creare dei sondaggi. Quindi che cosa significa andare, per esempio, a cercare un'opinione del nostro pubblico? Quindi chi ci segue è già interessato probabilmente al nostro brand, al nostro prodotto. Quindi stabilire una relazione ulteriore, visto che i social nascono principalmente per quella finalità, quindi per stabilire relazioni tra utenti, utilizziamo le storie, ad esempio, per creare sondaggi. Sto lavorando su un oggetto artigianale, sono in dubbio su che colore scelgo per completare appunto l'oggetto, blu o rosso. Lancio un sondaggio per capire anche come appunto la mia community interagisce, per capire anche i trend, i gusti dei miei follower, per coinvolgere anche nella scelta, appunto, nella creazione di un nuovo prodotto, un nuovo servizio che intendo lanciare. Quindi posso creare dei sondaggi in maniera veloce attraverso le storie e ottenere appunto dei risultati e delle statistiche da condividere al tempo stesso con la mia community. Oppure dare il via a delle rubriche, come per la creazione di un piano editoriale, la pubblicazione di foto sul mio account Instagram. Anche per quanto riguarda le storie, possiamo creare degli appuntamenti fissi. Quindi, ad esempio, lanciare delle rubriche che si ripetono settimanalmente. Quindi, un giorno a settimana io voglio raccontare ai miei follower, creare una rubrica in cui voglio raccontare, non lo so, le materie prime che vado ad utilizzare. Oppure c'è una giornata in cui mi reco dal fornitore e voglio appunto creare una rubrica in cui racconto anche i miei collaboratori. Do un appuntamento fisso e creo un contenuto che si ripete, che viene aspettato poi da chi mi segue, no? Chi interagisce con i miei contenuti, si aspetta che poi ci sia quell'appuntamento fisso ogni settimana. E ovviamente anche lì facciamo una sorta di lancio poi del momento, no? Della rubrica fissa, come per esempio per questi appuntamenti, no? Di formazione, allo stesso modo posso utilizzare le storie per raccontare appunto contenuti diversi della mia attività attraverso delle rubriche che si vanno a ripetere ogni settimana, o posso scegliere io appunto qual è appunto la scadenza. Poi, altro elemento legato all'utilizzo di Instagram, IGTV.
Allora, se per quanto riguarda le storie, Instagram ha un po' copiato da un altro social che era Snapchat, che utilizzava appunto questo strumento per veicolare comunicazioni veloci. Un'ultima cosa che vi dico per quanto riguarda le storie, sì, hanno una durata di 24 ore, però possiamo salvarle. All'interno del nostro profilo, questo ad esempio è il profilo di Einaudi Editore, possiamo salvarle in questi contenuti in evidenza, quindi organizzarle per tematica e mantenerle in archivio sul nostro profilo. Quindi anche dopo le 24 ore di scadenza, tra virgolette, le possiamo salvare appunto in questi contenuti in evidenza e organizzare appunto per tematiche. Ad esempio, in audio editore salva tutte le storie in base al libro di riferimento oppure ad altri contenuti fissi, ad esempio la rassegna stampa. In questo modo, anche se abbiamo creato delle storie in passato, l'utente se le ritrova qui, ma anche noi ce le ritroviamo qui e le possiamo organizzare all'interno del nostro account Instagram. Quindi le possiamo gestire per categorie. Appunto, vi parlavo invece di IGTV, che è un altro strumento che Instagram ha copiato ad un altro social. IGTV è la sezione che va ad ospitare i video più lunghi su Instagram. In questo caso Instagram ha copiato da un altro social che è YouTube. Quindi nella sezione di IGTV appunto trovo i video lunghi che non possono essere ospitati all'interno del feed, perché all'interno del feed al massimo il video può essere lungo 60 secondi. Invece nella sezione IGTV posso caricare dei video anche più lunghi. Appunto IGTV è la sezione di Instagram che ci permette di guardare e pubblicare video, quindi magari ho realizzato un video che va a raccontare il mio brand, la mia azienda e che quindi ha una durata superiore al minuto, ai 90 secondi, perché c'è bisogno di approfondimento. Oppure vado a creare appunto un contenuto di approfondimento che ha bisogno di più tempo per essere snocciolato e raccontato. Quindi scelgo di inserire su IGTV tutti quei video più lunghi che vanno a raccontare la mia attività, la mia azienda, il racconto appunto della mia strategia. Nella sezione IGTV possiamo visualizzare video mobile first, e questa è una differenza rispetto a YouTube, perché nella sezione di IGTV, come per le storie, io realizzo video strutturati in verticale, quindi non in orizzontale. Su YouTube io vedo i video appunto in orizzontale, invece sia per i reel, sia per anche per i reel, ma anche per IGTV e per le storie, lavoro con un orientamento verticale, perché in questo modo andiamo a sfruttare le tendenze di utilizzo dei social da parte degli utenti. Utilizziamo i social principalmente da telefono, da mobile, quindi se realizzo appunto un video in formato verticale è più semplice che appunto vada ad occupare tutto lo schermo del telefono dell'utente che sta visualizzando quel contenuto e quindi sfrutto appunto il mobile first e realizzo appunto dei video dedicati con l'orientamento verticale. Su IGTV possiamo pubblicare video lunghi anche 10 minuti, nei quali trattare tematiche differenti, come vi dicevo, video di approfondimento, tutorial, quindi magari vado a spiegare, no, come creare, come realizzare un prodotto, focus su argomenti specifici, quindi ho bisogno di più tempo appunto per raccontare la mia opinione rispetto ad un argomento, o un video di presentazione aziendale che appunto ha bisogno di più tempo per essere visualizzato. Anche qui all'interno del nostro profilo abbiamo una sezione dedicata di IGTV. Dove ritroviamo l'archivio dei nostri video, vedete, sono tutti realizzati in formato verticale. Possiamo inserire una copertina del video o anche per i video delle statistiche anche rispetto alle visualizzazioni, al numero di persone che hanno visualizzato quel contenuto video ma chi mi ha lasciato dei commenti, dei like e quant'altro. Quindi vedete come possiamo sfruttare quest'altro sistema, quest'altro strumento di Instagram per veicolare un contenuto differente, in questo caso appunto un video lungo. Quindi le storie per i contenuti real time, IGTV per i video più lunghi. E
Infine i Reel. In questo caso Instagram ha copiato da TikTok, quindi ha introdotto la sezione dei Reel che non vi posso far vedere dalla visualizzazione da PC dell'account Instagram, ma lo potete vedere nell'applicazione di Instagram. Quindi se avete scaricato l'applicazione vi ritrovate proprio una sezione dedicata ai Reel, che si rifanno tantissimo ai video pubblicati su un altro social che è TikTok, un social che ha un target sicuramente molto giovane, no? In questo caso, per contrastare un po' i numeri spaventosi di TikTok in Europa, ma in generale nel mondo, Instagram ha introdotto questa sezione dedicata ai Reel. All'interno della sezione dei Reel, che cosa troviamo? Sempre un contenuto video, perché il contenuto video, tenete conto che oggi sui social ha una visibilità maggiore ed è privilegiato dalle stesse piattaforme, perché gli utenti interagiscono meglio con il contenuto video. Quindi parliamo sempre di video, ma in questo caso parliamo di video brevi che possiamo andare a montare in diversi formati creativi. I Reel sono video brevi che permettono di registrare multiclip, quindi clip piccole da 15 secondi, e di applicare poi post-produzione. Quindi possiamo andare a modificare questi video che andiamo a montare attraverso la sezione dei Reel, e possiamo intervenire su che cosa? Sull'audio, inserendo degli effetti audio, delle canzoni, dei sottofondi musicali, oppure effetti visivi. Andiamo a velocizzare il video, andiamo a rallentare il video, ad inserire degli stickers, ad inserire dei contenuti testuali. Ci sono tantissimi strumenti creativi che la sezione Reel mette a nostra disposizione. Perché i Reel e perché molte aziende si stanno concentrando sui Reel? Perché è una sezione privilegiata per Instagram in questo momento. Proprio per contrastare il predominio di TikTok, addirittura all'interno dell'applicazione c'è una sezione dedicata e visibile immediatamente all'interno dell'applicazione di Instagram, perché per Instagram ha un'importanza maggiore anche rispetto agli altri sistemi, agli altri tool che abbiamo visto fino a questo momento. Pubblicando Reel sul nostro feed Instagram abbiamo la possibilità di finire nella sezione Esplora dedicata, quindi la sezione in cui andiamo a cercare contenuti nuovi quando siamo su Instagram, e quindi possiamo finire lì. La pagina Esplora è già utilizzata dal 50% delle persone su Instagram ogni mese e ogni ora, con uno spazio ampio e ben visibile dedicato solo ai Reel. È un'opportunità per le imprese di raggiungere nuovi clienti e di diventare anche in questo caso virali. È ovvio che tutte queste strategie comportano un impegno dal punto di vista di capire, di studiare tutti questi strumenti e soprattutto capire come realizzare un contenuto che è vicino, no, al nostro stile di comunicazione, allo stile di comunicazione della nostra azienda. Io non vi sto dicendo che dovete utilizzarli tutti da domani o dovete sperimentare per forza di cose con tutti. Ovviamente vi serve avere il panorama completo, quindi sapere che esistono e che hanno diverse finalità. Poi ogni azienda sceglie appunto una strategia e può anche arrivare a lavorare ad esempio sulla cura dei post del nostro feed, con la realizzazione delle storie, vado ad integrare un altro strumento diciamo più legato all'attività giornaliera, e poi posso scegliere di sperimentare con i video, no? Non per forza di cose dobbiamo utilizzarli tutti, oppure se volete utilizzarli tutti ben venga, ma l'obiettivo in questo caso è cercare di individuare qual è lo strumento più adatto a raccontare la vostra attività, il vostro prodotto. Se un Reel non è utile, non serve a raccontare un prodotto che ha una lavorazione lunghissima, no? E non vi trovate nella realizzazione o nell'utilizzo dello strumento, non per forza di cose non vi dovete appunto fissare nella realizzazione di un Reel. Magari lavorate su un contenuto video più lungo, che è più adatto a raccontare una lavorazione, no? Con tempistiche più ampie. Quindi da questo punto di vista non vi sto dicendo utilizzateli tutti, ma vi dico nello specifico fate un'analisi su quello che è il vostro grado di conoscenza di questi strumenti e su quello che è appunto il contenuto più adatto a raccontare la vostra attività e la vostra azienda. Detto questo,
Concludiamo con la creazione appunto di una sponsorizzata. Se avete fatto i compiti a casa e avete appunto creato il business manager della vostra azienda, vi troverete ad avere uno strumento, una schermata simile, no? Con un account pubblicitario che appunto è collegato ad un metodo di pagamento. Vado ad accedere all'account pubblicitario per creare una sponsorizzata e partiremo dalla creazione di una sponsorizzata con obiettivo mi piace alla pagina. Quindi andremo a creare una campagna per incrementare i fan della nostra pagina. Io faccio riferimento sempre ad una pagina di un'azienda, insomma, test che propone un servizio per le guide turistiche, e quindi vogliamo andare a attivare una campagna con obiettivo incremento dei mi piace della pagina. Dall'account pubblicitario io mi ritrovo in questa schermata. Troviamo il pulsantino verde che risalta su tutto questo grigio che ci aiuta appunto ad arrivare agli obiettivi della campagna, la scelta degli obiettivi. Abbiamo parlato la volta scorsa appunto degli obiettivi e della differenza degli obiettivi in base a quella che è la nostra strategia di promozione, no? Quindi gli obiettivi che cambiano sia in base al punto in cui siamo con la nostra attività, quindi se siamo all'inizio, se siamo già un'attività conosciuta e soprattutto anche rispetto a quegli strumenti che vogliamo utilizzare. Quindi se abbiamo un sito web, attiveremo una campagna di traffico, se vogliamo fare lead generation, quindi generazione di contatti e avere i dati dei nostri utenti per fare ulteriori strategie più complesse. In questo caso parliamo di un obiettivo interazione, che non ci porta però a promuovere i post, e questa è un'altra possibilità di questo obiettivo. Questo obiettivo ha all'interno, vedete, altri tre mini obiettivi, quindi l'interazione su Facebook in questo caso, rispetto a che cosa? Vuoi spingere e promuovere i post della tua pagina? Ed è un obiettivo che si può attivare. Oppure vogliamo lavorare sui mi piace della pagina, quindi andando a incrementare, il numero dei mi piace. O in alternativa vogliamo creare un evento e quindi generare risposte rispetto al nostro evento, quindi gli utenti che parteciperanno, che sono interessati all'evento. Quindi vedete come all'interno di questo obiettivo interazione possiamo poi andare a selezionare ancora di più nello specifico che tipo di interazione voglio avere con i miei utenti. In questo caso seleziono l'obiettivo mi piace sulla pagina, continua e sarò proiettato all'interno della campagna vera e propria. Posso modificare il nome della campagna, quindi ad esempio ci mettiamo un nome identificativo della nostra campagna, mi piace, pagina Facebook. Questo nel caso appunto abbiate più campagne, quindi per non perdervi è utile molto spesso andare a rinominare la campagna. Lascio la selezione, visto che parliamo di aziende, non parliamo di categorie speciali di inserzioni che vengono trattate da Facebook in maniera differente, quindi temi legati alla politica o alle elezioni hanno bisogno di un ulteriore controllo da parte di Facebook, quindi per i politici che vogliono promuoversi attraverso lo strumento c'è un'ulteriore attività di controllo che va fatta. In questo caso no, se parliamo di azienda, lasciamo le informazioni per come sono, quindi è un'asta, quindi andrò a scontrarmi con altri competitor che stanno appunto attivando campagne simili alla mia, non faccio test A/B e vado direttamente avanti con l'impostazione del target della mia campagna, quindi il pubblico a cui voglio rivolgere il mio messaggio. In questo caso, voglio rivolgermi ad un pubblico che è ben targettizzato, cioè identificato all'interno di un ambito territoriale specifico. Seleziono ovviamente la pagina che desidero promuovere, però siccome mi trovo all'interno dell'account pubblicitario collegato alla pagina di riferimento, me la ritrovo qui. Nel caso dovessi gestire altre pagine, posso andare a navigare e a scegliere appunto la pagina che voglio andare a promuovere, perché in questo caso l'obiettivo appunto è la pagina di riferimento. Seleziono il budget, quindi quanto voglio andare ad investire per questa campagna di promozione della mia pagina Facebook.
Come vi dicevo la volta scorsa, per questo tipo di campagne il consiglio è: tenete anche attivato la campagna per più tempo, perché avendo a disposizione più tempo lo strumento Facebook ottimizza i risultati perché macina dati anche con budget molto piccoli, quindi ad esempio, non lo so, anche con un budget giornaliero di 5 euro al giorno possiamo tenere attiva la campagna, non lo so, per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, per andare a incrementare la nostra fan base, ma anche con 2 euro, 3 euro al giorno si ottengono dei risultati. L'obiettivo poi è capire come andare successivamente ad ottimizzare poi quei risultati, e lì entriamo nel campo di analisi poi dei risultati e di ottimizzazione delle campagne. Quindi vado ad identificare il budget giornaliero, posso anche scegliere il budget totale in alternativa, cioè dire per esempio a Facebook ho 100 euro da spendere in totale e voglio attivare la campagna, vabbè in questo caso mi date consigli minimi di budget, voglio tenere attiva la campagna per un mese. Vedete, posso scegliere di selezionare programmare l'inizio della campagna o programmarne appunto la fine, e quindi Facebook distribuirà quei 100 euro di budget per la durata di tutto il mese. Oppure appunto anche per periodi limitati, se parliamo di eventi, ad esempio un evento che ho tra 2 settimane, posso scegliere appunto di definire la durata temporale della mia campagna, lo faccio finire ovviamente prima dell'inizio dell'evento. Quindi seleziono il budget giornaliero, perché magari abbiamo anche intenzione di tenere attiva la campagna per un bel po' di tempo, visto che è una campagna di mi piace alla pagina, e posso anche scegliere di eliminare la data di fine. Quindi in questo caso la campagna continuerà ad oltranza, quindi ogni giorno verranno spesi quei 5 euro. Non capita mai che quei soldi, quel budget giornaliero non venga speso. È ovvio che il sistema non va oltre, non va a spendere più di 5 euro al giorno, quindi se impostiamo dei limiti è perché poi questi limiti vengono rispettati, quindi ad esempio lasciamo ad esempio attiva la campagna senza dare una data di fine, e vado a definire il mio pubblico. In questo caso parliamo di un portale che si rivolge alle guide turistiche della regione Puglia, quindi piuttosto che andare a far girare, a far vedere la mia campagna sponsorizzata a tutta l'Italia, vado a selezionare ad esempio la regione, ma posso andare a selezionare anche il singolo paese, andando a selezionare, non lo so, Brindisi. Vedete, posso scegliere direttamente le singole città, e quando vado a selezionare le città posso anche selezionare il raggio d'attività, quindi posso scegliere di far girare la campagna solo su Brindisi, solo sulla città di Brindisi, oppure allargarci ad un raggio che può variare dai 17 chilometri agli 80 chilometri di raggio. E vedete poi come si aggiorna questo spazio qui alla destra, perché qui troviamo invece delle stime rispetto ai risultati che andremo ad ottenere, che man mano che andiamo a modificare il pubblico di riferimento si aggiornano. Quindi per esempio se vogliamo lavorare sul target Brindisi 80 km di raggio, andiamo a selezionare appunto il raggio. In questo caso parliamo di un'attività che lavora a livello regionale, quindi andiamo a selezionare l'intera regione ad esempio, e vedete appunto come le stime di pubblico cambiano, e vedete anche come la cartina si aggiorna. Poi scelgo di selezionare anche l'età. Facebook. Irene, scusami se ti interrompo, sì. Volevo sapere, è possibile selezionare più regioni ad esempio? Sì. Nella stessa campagna? Sì, possiamo selezionare ad esempio Puglia, Basilicata, e lo stesso anche per i paesi, le città. Posso ad esempio lavorare per la stessa campagna su più città. Solitamente quando si lavora per i grandi e-commerce e si fanno delle campagne di promozione per la vendita di prodotti, si sceglie di targettizzare per grandi città, quindi si selezionano Milano, Roma, Torino, le grandi città dove troviamo un pubblico più abituato ad acquistare online. Allo stesso modo, se lavoriamo per un'attività locale,
possiamo scegliere anche i singoli paesi, per esempio della provincia di Lecce, della provincia di Brindisi o appunto le regioni. E all'interno della stessa campagna facciamo girare quel messaggio circoscritto a quest'area locale. E poi appunto vado anche a selezionare all'interno del pubblico pugliese e lucano, in questo caso abbiamo aggiunto anche la Basilicata, quali utenti vado a colpire, quale fascia d'età, quindi posso andare a selezionare ad esempio una fascia d'età compresa, se parliamo di guide turistiche magari appunto una fascia d'età un po' più alta, vado a selezionare, non lo so, dai 30 anni ai 50 anni, no? A seconda di quello che è ovviamente la mia attività. Se sono un'azienda che invece ragiona e si interfaccia con un pubblico più giovane, è ovvio che vado a scendere, no? E a selezionare una fascia d'età più vicina a quello che è il mio pubblico. Oppure se sono trasversale come target, se vado dai 18, ma vedete anche giù, ai 65 anni e più, no? E in questo caso vado a lasciare abbastanza libero il mio target andando a selezionare magari un ambito di attività del mio pubblico. Posso anche targetizzare per genere, quindi ad esempio sono un'azienda che vende prodotti solo per donne o solo per uomini, quindi posso selezionare di veicolare il mio messaggio solo ad una fascia specifica, ad un genere specifico. E poi vado anche ad inserire gli interessi che vanno a definire ancora di più il target. Quindi io non scelgo di puntare su tutti gli utenti che hanno dichiarato di essere residenti in Puglia, in Basilicata e che hanno una fascia d'età compresa tra i 30 e i 50 anni, ma posso andare a dettagliare ancora di più il mio pubblico. Quindi voglio far vedere la mia inserzione, la mia campagna alle guide turistiche, inizio ad inserire degli interessi. Poi il sistema mi dà anche dei suggerimenti, in questo caso è un interesse generale, ma posso andare anche a targetizzare, vedete, per professione. Quindi guide turistiche che dichiarano su Facebook, quindi vado a selezionare tutti quegli utenti che dichiarano di svolgere come attività professionale appunto la guida turistica. Oppure posso andare a selezionare in altri ambiti di attività o per altre aziende, non solo per interessi dichiarati su Facebook o per il lavoro che viene svolto, ma anche rispetto all'utilizzo che fanno del social. Quindi posso andare a selezionare degli utenti che hanno traslocato di recente, non lo so, sono un negozio di arredamento e quindi mi interessa andare a colpire quel pubblico, no? Di chi è traslocato di recente e che magari avrà bisogno di riarredare casa, no? Oppure posso andare a targetizzare quegli utenti che compiono gli anni nel mese di marzo, nel mese di aprile. La targetizzazione in questo caso è fondamentale, soprattutto se facciamo delle campagne sponsorizzate, non so, che vanno a promuovere il regalo di compleanno o il regalo per l'anniversario, quindi ho bisogno di selezionare quel pubblico che magari compie gli anni nel mese di riferimento e di attività della mia campagna. In questo caso vado ad identificare un target un po' più business, quindi di chi svolge una professione dedicata a quello che è la mia attività, quindi ragiono con le guide turistiche, cerco di targetizzare per quanto più specifico rispetto a chi svolge appunto un lavoro nell'ambito turistico e inserisco appunto tutti i titoli professionali che il sistema mi suggerisce, ma che posso andare anche a selezionare in autonomia. Vedete anche qui come poi la definizione del pubblico si amplia e trovo delle stime che vanno a modificarsi. In questo caso abbiamo una copertura potenziale di utenti che potranno vedere la campagna sponsorizzata sulla base del target che ho inserito e del budget che ho inserito, che è superiore alle 9.300 persone e mi dice probabilmente raggiungerai meno di 10 mi piace sulla pagina al giorno, quindi questi sono risultati giornalieri, no? Con un budget, non so, di 5 euro avevamo stimato all'inizio. Quindi qui io posso anche appunto modificare, vedete, l'ampiezza del mio pubblico, renderla quanto più specifica possibile, più targetizzata possibile.
Quindi, una volta che ho definito appunto il mio pubblico, posso andare avanti, quindi ho anche la possibilità di selezionare, di far vedere la mia sponsorizzata anche in altre lingue, quindi inserire il messaggio promozionale anche in altre lingue, ed è ovvio che qui però dovrò settare all'inizio come area geografica non solo non l'Italia, ma magari altri paesi, e quindi posso andare a fare poi campagne all'estero, ma qui ci addentriamo anche su altre tematiche. Rimaniamo in Italia, rimaniamo in Puglia nello specifico, e quindi settiamo il nostro pubblico e possiamo anche aggiungere altre connessioni. Quindi in questo caso Facebook mi dice: vuoi far vedere la campagna anche alle persone a cui al momento piace la tua pagina? In questo caso no, non ci interessa. Però in altri obiettivi, in altre strategie promozionali, può aver senso, soprattutto quando già magari abbiamo una base di fan importante, abbiamo, non lo so, già 10.000, 20.000 follower che seguono la nostra pagina, far vedere una promozione specifica solo alle persone che seguono la mia pagina e che quindi probabilmente saranno già interessati al mio prodotto e al mio servizio. Così riesco ad aumentare anche il livello di interazione se sono più legato all'obiettivo di vendita. Oppure posso scegliere di selezionare un pubblico di persone simili a quella a cui al momento piace la tua pagina. Questo sulla base appunto degli interessi che gli utenti dichiarano su Facebook, possiamo andare a etichettare ogni utente con degli interessi specifici. Ecco perché poi il pubblico simile che viene creato. Oppure posso escludere alcune persone appunto dalla visualizzazione dell'inserzione, ad esempio escludo la visualizzazione di questa campagna alle persone che già hanno messo mi piace alla mia pagina. E inoltre, oltre alle attività che possiamo monitorare sui social, possiamo anche scegliere di far vedere la nostra campagna sponsorizzata a chi ha interagito con la nostra applicazione o col nostro sito web, ma qui andiamo a coinvolgere altri strumenti. Ci soffermiamo però sul discorso social, che già è abbastanza complesso. In questo caso troviamo appunto delle connessioni rispetto al pubblico, e alla fine possiamo anche andare ad identificare i posizionamenti, quindi dove faccio vedere la mia campagna. In questo caso ovviamente parliamo di una campagna che mira a aumentare i mi piace sulla pagina Facebook, quindi potremmo lasciare posizionamenti automatici perché già lo strumento farà girare, farà rendere visibile la mia campagna solo su Facebook, no? Però in altri casi, siccome Facebook e Instagram sono strumenti collegati, possiamo andare anche a definire e a scegliere dove far vedere la nostra campagna. Quindi la faccio vedere solo su Facebook o la faccio vedere solo su Instagram? Oppure la faccio vedere su entrambi i social e poi capisco qual è il social che mi porta più interazioni e più risultati? Possiamo fare dei test. Oppure scelgo di far andare la mia campagna sui siti audience che fanno parte del network di Instagram, oppure all'interno ad esempio del posizionamento Messenger. Quindi non la vedrò nel feed di Instagram, nel feed di Facebook, ma la vedrò con l'inserzione pubblicitaria quando aprirò il mio Messenger di Facebook, perché all'interno del Messenger ci ritroviamo anche contenuti sponsorizzati, anche lì, no? E quindi per altre tipologie di campagne, ad esempio una campagna di traffico al nostro sito, ad esempio, possiamo testare anche la stessa campagna, lo stesso messaggio pubblicitario su piattaforme differenti. Quindi la facciamo girare sia su Facebook che su Instagram, su tutti i sistemi appunto di promozione che ci mette a disposizione Facebook, e capiamo qual è magari il social che ci porta più risultati, perché magari mi renderò conto che Instagram probabilmente mi porterà più click o mi porterà più interazioni, e quindi potrò poi veicolare e ottimizzare il mio budget solo su quel social. In questo caso possiamo lasciare posizionamenti automatici, che vi dice che è la scelta consigliata, perché poi è la piattaforma che fa vedere il messaggio pubblicitario sullo strumento migliore, che ci dà migliori risultati. E anche qui io vi consiglio di lasciare, se non siete esperti appunto, le impostazioni standard, quindi non controlliamo il costo, quindi non diamo un limite alla piattaforma rispetto a quanto voglio spendere per ogni mi piace. È una cosa che possiamo fare quando, diciamo, abbiamo più competenze da questo punto di vista, cioè dire a Facebook: ok, fai l'asta, quindi consideri, no, anche gli altri utenti che fanno campagne con il mio stesso obiettivo, e quindi potresti affidare
al mio mi piace un costo minimo e un costo massimo, ma io voglio anche darti un limite, cioè io sono disposto a pagare Facebook al massimo 50 centesimi per ottenere un mi piace. È ovvio che in questo caso poi Facebook setterà la campagna sulla base di questo controllo. Io in questo caso, soprattutto per chi non è esperto, vi consiglio di lasciare nessun valore impostato e di andare avanti. Poi nel momento in cui vi rendete conto che state pagando troppo per un mi piace, quando andiamo a spendere, che ne so, un euro e 50 per ogni mi piace, è già tanto, no, di spesa. Alla fine poi quel mi piace che cosa vi porta proprio come valore poi oltre al numero su Facebook, no? Quindi se non siamo disposti a spendere tanto, poi possiamo anche scegliere di bloccare la campagna o di rimodularla o di rifarla in maniera differente. E nella fase iniziale io vi consiglio di lasciare le impostazioni in questo modo. Quindi abbiamo completato con l'impostazione del nostro target, adesso che contenuto creativo facciamo vedere al mio pubblico? L'obiettivo è spingere le persone a seguire la pagina Facebook, quindi dobbiamo dare un input ovviamente interessante, quindi dobbiamo spiegare questa pagina di che cosa si occupa e creare un contenuto creativo che può essere un'immagine, un video, una foto interessante, quindi la persona quando scorre all'interno del feed deve essere interessata dal mio contenuto. In questo caso possiamo andare a inserire un contenuto multimediale anche selezionandolo direttamente dal mio account, quindi una pagina già popolata con delle foto pubblicate, scelgo appunto immagini della pagina e posso andare anche a selezionare delle foto già pubblicate all'interno della mia pagina. Il consiglio è ovviamente sempre quello di selezionare e di individuare delle foto che vi raccontano, perché questa inserzione sarà vista da persone che appunto non vi conoscono e quindi andremo ovviamente a stimolare l'interesse attraverso anche il racconto fotografico. Quindi in questo caso, se Facebook ci accompagna e carica le altre foto, andremo a selezionare delle foto realizzate per uno shooting in cui appunto c'erano delle guide turistiche all'opera e portavano appunto in giro i turisti e quindi raccontavano per bene il lavoro e lo strumento messo a disposizione da questa piattaforma. Quindi posso andare a selezionare appunto una foto già caricata all'interno del mio account Facebook, oppure posso andare a creare appunto a caricare una nuova foto realizzata esclusivamente per questa campagna. Uno strumento interessante per la creazione di video a partire da foto, quindi non ho un video realizzato, ma voglio rendere il contenuto creativo della mia campagna un po' più interattivo, posso scegliere di Bene, trasformare. non abbiamo tantissimo tempo, eh. Ok, 2 minuti ho finito tanto, siamo proprio al momento clou. Posso scegliere anche di trasformare delle foto in un video direttamente da questo strumento, trasforma in video, andando appunto a selezionare più foto del mio account e direttamente lo strumento vi trasformerà le foto in un video breve con anche degli effetti, vedete, effetto zoom. Ad esempio, quindi foto, non lo so, di più prodotti o della mia attività e posso scegliere appunto di creare direttamente il video. Quindi da qui in automatico il sistema attraverso il kit di creazione del video mi genererà appunto un video interattivo a partire semplicemente da 2 foto, 3 foto, delle foto che abbiamo messo a disposizione. Questo per il contenuto creativo. È ovvio che il consiglio è sempre di inserire foto che raccontano la vostra attività, perché appunto è una campagna che va a colpire un target di persone che non vi conosce e che vogliamo spingere a seguire la nostra pagina. Per il testo invece della campagna, che cosa andiamo a creare? Creiamo un testo breve in cui spieghiamo immediatamente di che cosa si tratta. Ad esempio, in questo caso, Let's Go Guides. Scusate, sto scrivendo in maiuscolo. È il portale per le guide turistiche e gli esperti del territorio
pugliese, segui la nostra pagina Facebook per non perdere aggiornamenti e novità su attività turistiche. Quindi, che cosa ho inserito all'interno del testo con una serie di errori, diciamo noi indifferenti? Immediatamente il focus su quella che è l'attività della mia pagina, chi sono e che cosa faccio, e un invito all'azione che è il segui, un verbo che mi richiama a compiere l'azione in oggetto, quindi che è obiettivo della campagna promozionale. A destra io trovo poi l'anteprima della mia campagna sponsorizzata, quindi vedete come vedrà l'utente quel post sponsorizzato che sono andata a creare, e vedrò sia ad esempio il contenuto creativo, quindi il video che ho creato o l'immagine statica o il video che ho caricato direttamente all'interno della piattaforma, il testo che ho inserito. Oltre al testo vi consiglio di inserire anche delle emoticon che un po' vanno a spezzare appunto il testo, in questo caso anche l'emoticon della mano che mette mi piace, e direttamente vedete attraverso lo strumento di Facebook l'utente si ritroverà a cliccare sulla manina e inizierà a seguire la pagina di riferimento, quindi direttamente dalla campagna porterò l'utente a compiere l'azione che mi interessa. Importantissimo per il copy promozionali, quindi per le vostre campagne, non devono essere troppo lunghi, non più lunghi di due o tre frasi al massimo, e devono puntare dritti a quello che è l'obiettivo della campagna. Quindi andare a specificare in questo caso chi è la pagina, di che cosa si occupa e l'invito all'azione per stimolare poi il click e il mi piace. Cliccando su pubblica, che cosa succede? Non parte immediatamente la campagna, perché lo strumento Facebook si prende un po' di tempo per controllare che non abbiamo attivato delle campagne su prodotti vietati da Facebook, ad esempio alcolici e quant'altro, e controlla anche appunto come abbiamo impostato la campagna, che la campagna sia in linea con le normative pubblicitarie di Facebook. Passato questa fase di controllo, che comunque non dura tantissimo, dura qualche ora nei casi peggiori, se no pochi minuti, la campagna parte, inizia a macinare dati e sarà visibile al nostro target di riferimento. E non dico altro, credo di essere andata forse un po' troppo lunga, però diciamo, vedete, non è proprio diciamo un passaggio immediato, ci sono più cose su cui soffermarci a riflettere. In questo caso è una delle campagne più semplici, poi ci sono tante campagne complesse dove all'interno inseriamo non una sola inserzione ma tante inserzioni, e quindi ovvio che poi il tempo dedicato alla creazione della campagna aumenta, ma soprattutto il tempo per l'analisi dei dati poi successivi è importante. Grazie mille Irene. Cristiano, stavi dicendo qualcosa? Perdonami. Sì, no, semplicemente se ha finito Irene o se pensa che sia necessario, diciamo, fare un altro passaggio per concludere la campagna, o semplicemente cliccando poi sul tasto pubblica. Su automaticamente pubblica, esattamente, noi andiamo ad attivare la campagna, cioè comunichiamo a Facebook l'attivazione della campagna, e appunto c'è questa fase di analisi che poi porta all'attivazione della campagna, e andremo poi a controllare i risultati giornalieri che si andranno poi a vedere ad esempio dall'account pubblicitario principale. Quindi qui per esempio troviamo l'archivio delle nostre campagne appunto completate e la bozza ad esempio della campagna che abbiamo attivato oggi, e posso andare appunto a visionare quelli che sono i risultati. Queste erano delle vecchie campagne ad esempio legate a eventi di registrazione appunto delle guide, e vedete qui attraverso questo sistema io posso andare, ovviamente andando a settare il periodo di riferimento, a ritrovare i risultati delle mie campagne, no? Quindi andando a selezionare, visto che appunto sono campagne diciamo un po'
dall'inizio, ok, facciamo così come intervallo di date, possiamo andare a vedere i risultati delle campagne specifiche. Ad esempio, in questo caso parlavamo di una campagna di traffico al sito, il risultato di riferimento non è il mi piace, ma il click che quella campagna genera sul link che ho condiviso. No? Vi faccio vedere l'anteprima, in questo caso la campagna ha generato 340 click per un periodo di tempo limitato e ha ottenuto più di 63.000 di copertura, che sono appunto gli utenti, le persone che hanno visto la mia campagna, un costo per risultato, quindi quanto mi è costato quel click? Mi è costato 29 centesimi e trovo anche un riferimento rispetto a quello che è l'importo speso, ma posso andare ad analizzare anche altri elementi, la frequenza di visualizzazione, i click unici sul link. È ovvio che per poter analizzare questi dati devo iniziare a capire appunto quali sono le metriche che mi interessano. In questo caso, traffico come obiettivo della campagna mi interessano appunto i click, no? Quindi, ad esempio, era una campagna appunto con un budget totale di un centinaio di euro che aveva un'inserzione, adesso ve la faccio vedere in anteprima, che rimandava appunto a invitare le guide turistiche ad iscriversi sul portale. Quindi vedete anche qui non trovo la manina per portarmi a mettere mi piace alla pagina Facebook, troviamo un link che mi riporta invece alla pagina del sito dedicata alla registrazione delle guide turistiche. E anche qui vedete, ovviamente qui dovevamo spiegare ancora di più come funzionava la registrazione, quindi vedete un copy un po' più lungo, no? Con delle domande all'inizio per poter stimolare ad aprire appunto il click, per aprire il link di riferimento. E quindi mettiamo in evidenza gli elementi fondamentali, le paroline magiche, gratuitamente, qualcosa che non è a pagamento e quindi stimolo un po' l'attenzione del mio utente e do anche degli spazi all'interno del testo per facilitare la lettura del mio testo di riferimento, no? Quindi del copy promozionale. E inserisco anche delle emoticon che un po' vanno a smorzare il tono di comunicazione. E questa è ad esempio un'altra campagna che appunto abbiamo attivato e che ha un obiettivo completamente differente. Altra campagna invece che era legata, se non erro, a degli eventi formativi per le guide e siamo andati a promuovere appunto l'evento, se non ricordo male. In questo caso non ho utilizzato una foto né un rimando al sito né alla pagina, ma ho creato l'evento all'interno della mia pagina Facebook, perché era un evento ovviamente di formazione, e ho creato anche una grafica in cui andavo a sintetizzare ad esempio la tematica dell'evento, quindi già dalla grafica l'utente capiva che era un evento dedicato alle professioni turistiche nell'era digitale, no? E anche qui immediatamente spiego all'inizio del nostro copy promozionale quello che è l'oggetto dell'evento e paroline magiche in maiuscolo. Tra l'altro oggi c'è uno strumento anche che ci aiuta ad inserire grassetti corsivi all'interno del testo di Facebook per migliorare anche la leggibilità del nostro testo e appunto vado a promuovere l'evento e a stimolare anche le iscrizioni, in questo caso attraverso un form che era stato creato online. Quindi vedete come poi creatività sono differenti anche in base a quello che è l'obiettivo della campagna, no? Quindi per l'obiettivo dei mi piace vado ad utilizzare magari un'immagine più emozionale che va a raccontare chi sono e che cosa faccio. Per l'evento devo puntare dritto, diciamo, a far iscrivere le persone o ad interagire appunto con il mio evento Facebook gli utenti interessati e quindi creo una locandina dedicata, perché do anche l'idea di un evento organizzato in maniera professionale, quindi con una grafica fatta per bene, e vado a raccontare appunto meglio quello che è l'evento nel mio testo. È ovvio che l'elemento grafico, l'elemento visivo ha l'impatto principale. Poi un utente che è realmente interessato e che viene colpito dalla foto, dalla locandina, poi andrà a leggere il testo e compierà l'azione che poi ci interessa, no? Che compia. Quindi un po' era questo, vi ho fatto vedere anche delle altre campagne in archivio su questo account, però ovviamente
le metriche poi che dobbiamo andare a analizzare sono differenti. Nell'ultima campagna la metrica non era il click, non era il mi piace alla pagina, ma era quante risposte quella campagna mi ha portato al mio evento digitale, 69 risposte con un budget definito per un periodo di riferimento, no? Quindi poi devo andare a capire se quel budget che ho investito mi ha portato i risultati che speravo, e poi con il tempo e con l'esperienza posso anche andare a capire quanto magari quel costo per evento possa essere alto o basso anche a seconda delle campagne che ho fatto, oppure dialogo con il mio esperto marketing che mi gestisce le campagne e non gli chiedo solo ma quanto abbiamo speso, ma gli chiedo anche quali risultati ho ottenuto in termini di visibilità, di copertura, di traffico, di conversioni su e-commerce, di registrazioni, no? Se ho bisogno di ottenere i dati di registrazione degli utenti. Quindi tanto più inizio a capire, ad entrare in questo meccanismo di dati, di statistiche utili alla mia attività, tanto più anche se delego queste attività all'esperto di marketing, all'esperto Facebook, riesco a capire quando mi mando un report, no? Quando mandiamo i report delle campagne, sono tutti numeri e cerchiamo di andare ad analizzare le metriche più interessanti per quell'azienda, di mettere in risalto, no? Quanto siamo stati bravi ad ottimizzare quei 100 euro di budget a far ottenere all'azienda più interazioni possibili, più mi piace possibili. Però poi dall'altro lato l'azienda che investe deve anche essere cosciente, no? Che l'investimento che sta facendo è stato produttivo o meno, forse c'è qualcosa che va cambiata, no? E può dare l'indirizzo anche di comunicazione a chi si occupa poi delle campagne sponsorizzate. Quindi non delegate esclusivamente, anche se magari non è un'attività che vi compete. È ovvio che se volete iniziare a sperimentare e farlo da soli, abbiamo visto un po' quelli che sono gli strumenti. Fate attenzione ovviamente con il budget che andate ad investire e analizzate i risultati e cercate di capire perché ho ottenuto quei risultati e che cosa mi hanno portato poi in termini reali di interazioni di utenti che mi seguono e che magari dalla sponsorizzata hanno anche acquistato un prodotto. E se delegate, diciamo, non delegate esclusivamente, ma cercate di avere anche un'interazione e di iniziare a capire appunto come poi i professionisti o le agenzie di marketing a cui vi affidate gestiscono le vostre campagne e il budget che poi li date a disposizione. Un po' è questo il consiglio finale. Ottimi consigli, grazie Irene. Vito, prima di lascio a te, diciamo, la rassegna, oltre, diciamo, a eventuali chiarimenti o, come dire, approfondimenti, se hai bisogno di dare altre precisazioni, vorrei che Vito facesse un po' il resoconto di tutti gli spunti, tutte le domande che sono pervenute in chat, molto interessanti alcune. Una cosa che sicuramente a molti è venuta alla mente quando parlava soprattutto della targettizzazione, e so già anche a chi può essere balenata questa idea, è come fa Facebook a sapere tutte queste cose di noi. E questo, diciamo, torniamo indietro di qualche incontro, a qualche smart hour qualche settimana fa, quando abbiamo iniziato a parlare dell'utilizzo di questi strumenti social gratuito, del perché sia gratuito. In realtà proprio gratis non è, perché in qualche modo tutti noi utenti andiamo a pagare queste piattaforme con la concessione di alcuni nostri dati. È inutile che combattiamo su tematiche come la privacy, perché entrando in queste piattaforme automaticamente concediamo loro di utilizzare parecchie nostre informazioni. È normale che se poi ci mettiamo dal punto di vista aziendale non ci sarebbero strumenti per aiutare i nostri contenuti ad essere visti da persone in target, quindi che abbiano interesse nei nostri contenuti, nei nostri prodotti, se non ci fosse poi questa azione di Facebook recap, quindi recupero di dati personali. A parte questa riflessione, diciamo che soprattutto dopo, tra gennaio e febbraio, con WhatsApp che aveva lasciato quelle dichiarazioni che avrebbe anche su quella piattaforma, ricordiamo che WhatsApp, Instagram e Facebook fanno parte tutti del gruppo Zuckerberg,
Dopo che WhatsApp, insomma, sempre il gruppo Facebook aveva lasciato informazioni circa impostazione della privacy cambiate a partire dall'8 febbraio, si è scoppiato un putiferio che poi è rientrato in meno di una settimana, perché poi ricordiamo che la privacy in Europa ha uno scudo molto più forte rispetto alle altre zone mondiali. Però detto questo, un'altra riflessione che mi veniva in mente era appunto legata alla, come dire, alla difficoltà, no, di creare una campagna. Avete visto quanto ci ha messo Irene solo a spiegarlo? Calcolate che, e qualcuno di voi giustamente dice, è molto difficile, Irene andava spedita perché è pane quotidiano per lei, ma è molto difficile creare contenuti che attraggano il pubblico, no? Immaginate voi nello scroll, lo scroll è il classico movimento del pollice dal basso verso l'alto sulla vostra home page del cellulare di Instagram o Facebook, quale frazione di secondo rimanete su un post. Quindi calcolate che quel lavoro fatto serve per catturare l'attenzione di chi fa questo scroll per più di un secondo, due, ma al terzo già si è perso l'attenzione del fruitore, cioè del target finale. Quindi è un mestiere, è un'attività molto complessa, che è composta da una serie di pezzi del puzzle, ma che se si incastrano bene, diciamo, ovviamente i risultati si vedono. Potete tranquillamente, anzi dovete, come diceva Irene prima, conoscere lo strumento, quindi tra virgolette giocarci, iniziare a giocarci voi, perché con questa guida è abbastanza sufficiente per iniziare a giocare con questo strumento. Niente, io queste due riflessioni le volevo fare, poi lascio a Vito eventualmente un po' il recupero di tanti spunti che sono venuti in chat. Se qualcun altro ha dei chiarimenti da fare o altre domande, lo prego di scrivere, oppure se vuole può alzare la mano e può intervenire senza problemi. Assolutamente sì, no? Parto proprio dal tuo spunto. È un po' la riflessione che abbiamo fatto all'inizio nel primo dei nostri incontri, nel primo Smart Hour, dove comunque ho cercato di spiegare che realmente oggi esistono tutta una serie di figure professionali nuove, innovative, che danno una mano alle aziende per digitalizzarsi e per svolgere tutta una serie di attività di marketing. Se noi abbiamo deciso di fare intervenire degli esperti di settore, è perché Vita Moddio non può essere esperto di tutto. Sarebbe esperto di tutto e esperto del nulla. Abbiamo chiesto l'intervento perché non è difficile avere tutte le competenze. Quindi è difficile per il tecnico avere le competenze. Figuriamoci quanto è anche difficile per l'imprenditore averle tutte, cioè davvero sarebbe bellissimo trovare davvero un imprenditore che ha tutte le competenze per poter svolgere questo lavoro. Sono più lavori messi insieme. Quindi quello che ha detto Irene proprio alla fine dell'intervento, secondo me è davvero il messaggio più importante che vi devono lasciare questi incontri, cioè che questi incontri vi servono realmente non a diventare gli esperti del social media marketing, del marketing, della digitalizzazione, ma realmente farvi capire cosa c'è dietro e cosa è importante analizzare, perché poi alla fine l'imprenditore cos'è che interessa? Raggiungere il suo obiettivo, che può essere che cosa? Far conoscere la sua attività, vendere, è quello l'obiettivo che deve raggiungere l'imprenditore. Come far raggiungerlo bene? Comprendendo quali sono gli strumenti, le leve di marketing che ci sono alle spalle, e ve li abbiamo comunque fatti vedere, e soprattutto quello di leggere i dati e i report, perché se no sembrerà sempre che tutti gli esperti del settore facciano un lavoro, facciano un'attività che rimane una sorta di roba fumosa, che non si capisce bene a che serve, qual è il cosa lascia realmente in termini di risultati. Realmente saper poi leggere quei numeri e comprendere ogni singolo strumento a cosa serve e quali sono le sue potenzialità, di sicuro è la cosa più importante. Altra cosa importantissima è la collaborazione. Noi esperti possiamo essere efficaci
solo quando dall'altra parte c'è un'azienda che collabora e ci è vicina in maniera costante in tutte queste fasi. Perché se noi veniamo abbandonati e svolgiamo il lavoro, il nostro lavoro, che lo sappiamo fare, però siamo abbandonati dall'imprenditore e non riceviamo stimoli, non riceviamo e non c'è quindi questo dialogo, ad un certo punto l'attività perde il suo significato. Io vedo che ci sono moltissime aziende che avviano un piano di marketing, giusto per dire che stanno facendo il piano di marketing, senza poi realmente, non dico giornalmente, però almeno settimanalmente, mensilmente, sentirsi come consulente per dire facciamo il punto della situazione, c'è questa novità, adesso abbiamo questo nuovo prodotto. E quindi il confronto con l'imprenditore, che ripeto, è l'esperto del suo settore, è importantissimo. E questo giusto così una riflessione finale. Poi ci sono state una serie di domande, iniziando dai meme, e poi comunque è stata data risposta. Poi questa, diciamo, la faccio direttamente ad Irene. Il business manager è utile per la gestione della pagina? Mi chiedono. Business Suite, in realtà c'è scritto in Business chat. suite. Business Suite è uno strumento simile al Business Manager. In realtà, se volete gestire la pagina attraverso un'applicazione direttamente dal vostro telefono, potete scaricare l'app Business Suite, che è la vecchia app gestore delle pagine. Che è un'applicazione che appunto prima aveva il nome di gestore delle pagine, alla quale potete accedere per gestire esclusivamente le pagine. Quindi non dall'applicazione Facebook vado a gestire la mia pagina, ma un'applicazione dedicata solo per la pagina o per le pagine che vado a gestire. Quindi la Business Suite ve la ritrovate sia nel momento in cui fate l'accesso al Business Manager, è uno strumento complementare che va un po' a riunire anche tutti gli altri strumenti oltre a Facebook, appunto Instagram, WhatsApp, che fanno parte dello stesso gruppo, come diceva giustamente prima Cristiano. Quindi è un tool di riferimento simile al business manager che vi aiuta, dove ritrovate molto spesso cose simili al business manager. Però la Business Suite scegliete di scaricarla come applicazione dal vostro telefono per gestire le pagine e per gestire i post programmati, vedere le statistiche, quindi tutto quello che riguarda le vostre pagine aziendali. Quindi assolutamente sì, è utile la Business Suite. Poi c'è un'altra domanda: è sempre preferibile, obbligatorio utilizzare un PC per lavorare su campagne o su simili sulla pagina? C'è questa resistenza un po' al lavoro da PC perché vogliamo tutto smart, no? Ecco perché vi ho citato prima l'applicazione, perché tantissimi imprenditori cercano la soluzione veloce da gestire direttamente da telefono. Sì, ci sono appunto applicazioni come questa della Business Suite o altre applicazioni per gestire anche le inserzioni. C'è un'app dedicata appunto alla gestione delle inserzioni e potete controllare anche i risultati delle campagne direttamente da queste applicazioni. Quindi non per forza di cose da PC. Da PC è ovvio che abbiamo la comodità, abbiamo una serie anche di strumenti ulteriori che ci aiutano, no, a lavorare con più tranquillità e se vogliamo pianificare meglio o creare un piano editoriale, vi consiglio di lavorare da PC anche per programmare i post attraverso il Creator Studio. Però attraverso queste applicazioni, quindi Business Suite e inserzioni per gestire le campagne, potete tranquillamente gestire questi elementi. E altra domanda per la creazione di elementi grafici per i post, se ci sono dei tool per realizzare le grafiche. È una delle domande più gettonate, soprattutto per chi gestisce i social internamente e vuole iniziare anche in maniera amatoriale e non ha competenze di grafica. Sì, ci sono tanti strumenti anche gratuiti, ve ne cito qualcuno, ad esempio Canva, che è uno strumento che vi consente di creare grafiche per i social, ma anche per altri strumenti di presentazione, bigliettini da visita e quant'altro. Ecco, ve lo sta facendo vedere, appunto lo vedete in anteprima, L'avevo già preparato perché l'ho usato anche ultimamente per la creazione delle ultime grafiche. Io uso solitamente Illustrator, quindi programmi un po' più complessi, vettoriali, però
aiuta e sicuramente facilita e velocizza la creazione di grafiche anche simpatiche. Questo è uno degli strumenti che potete usare, si chiama Canva, basta registrarsi, come diceva Irene, e altri poi, giustamente perché magari anch'io non li conosco. Crello, che è molto simile a Canva, poi ce n'era un altro che non mi ricordo il nome. Questo è Crello. Sì, anche sempre, qui ci sono dei template grafici già preimpostati. La cosa interessante di questi strumenti è che abbiamo dei modelli da cui partire. Quindi dei modelli grafici già preimpostati e possiamo anche selezionare il formato. Quindi vogliamo lavorare per creare un post per Instagram. Il sistema mi imposta già le dimensioni giuste per lavorare appunto su un post destinato ad Instagram. Oppure vogliamo creare una grafica per le storie. Abbiamo già dei modelli da cui partire con le dimensioni già preimpostate appunto per le storie. Tra l'altro, oltre alle grafiche, ci sono degli strumenti che ci consentono di inserire degli sticker animati, dei video. Anche nella versione poi premium troviamo appunto tanti contenuti interessanti anche dal punto di vista qualitativo, vedete, no? O elementi testuali, elementi audio, e tra l'altro possiamo anche scegliere di salvare la nostra grafica come se fosse un'animazione, quindi possiamo animare la grafica con degli effetti di scorrimento del testo, di zoom, e veramente ce ne sono tantissimi. Ci sono anche tanti strumenti dai quali potete attingere per trovare foto stock, quindi se non abbiamo a disposizione delle nostre foto, ci sono dei siti dove andare a recuperare foto libere anche da copyright, perché ovvio che invece se andiamo a prendere la foto di un fotografo da un altro sito, fate attenzione, perché vi possono citare, vi possono arrivare le lettere dagli avvocati così immediatamente. Quindi su siti come Pixabay, Pexels, FreePic, sono una serie di siti dai quali appunto potete ricavare sia foto libere da diritti, sia vettori grafici, elementi grafici, icone che potete utilizzare per le vostre grafiche, insomma, social. Su Canva o su strumenti come Crello ve li trovate già in archivio, ci sono a disposizione, quindi potete da lì riprenderli direttamente. Va bene, se non ci sono altre domande, oggi abbiamo sforato. Non so se qualcuno vuole intervenire, mi farebbe anche piacere avere. Io non posso. Vorrei fare una domanda di Irene. Io posso targettizzare nella mia campagna comunque promozionale degli utenti tipo in estate che si trovano di passaggio nella provincia di Brindisi e quindi tipo per prodotti tipici, insomma un qualcosa del genere inerente al turismo? Sì, assolutamente. Possiamo scegliere di targettizzare sia le persone che vivono stabilmente nel luogo che abbiamo selezionato, ma anche le persone che si trovano, che sono appunto di passaggio, quindi per identificare appunto un target più di non residenti fissi, ma di turisti o di persone che appunto in quel momento specifico si trovano in quel luogo. E viene utilizzato tantissimo soprattutto per le attività turistiche, per attirare quel target specifico, quindi non andiamo a ragionare sui residenti di quel luogo, ma su le persone che momentaneamente sono di passaggio, quindi sì, si può fare. E un'altra domanda, per quanto riguarda i video che bisogna mettere come, cioè per forza devono essere verticali oppure possono essere sia orizzontali che verticali? Dipende dove deve andare quel video. Allora, se quel video deve andare nelle storie, nei reel, negli IGTV, verticale. Se invece dobbiamo creare un video per il feed, per il post standard, anche in orizzontale, va bene. Se dobbiamo creare un video per YouTube, in orizzontale. Quindi dobbiamo capire dove far andare poi quel video, no? Poi ci sono anche delle applicazioni che ci consentono di adattare il formato a seconda dello spazio che andremo ad utilizzare, quindi anche un video girato in orizzontale possiamo adattarlo in qualche modo, ritagliarlo per lo spazio verticale, però lo dobbiamo pensare per lo spazio che andrà ad occupare quel video, quindi se
ragioniamo con le storie, è ovvio che non possiamo filmare le storie in orizzontale, ma ci dobbiamo filmare in verticale e allo stesso modo per l'IGTV o i Reel. Se invece vogliamo realizzare un video che andrà su YouTube o nel nostro post di Facebook o di Instagram, in orizzontale, come orientamento è consigliato. Poi molto spesso anche nei post del feed vengono girati video in verticale e amen. È ovvio che la risoluzione e la fruizione da parte dell'utente cambia poi, no? Praticamente prima Irene aveva fatto vedere la sponsorizzazione dei mi piace, no? Quindi a questo punto ammettiamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè otteniamo 10 mi piace al giorno, però io ad esempio da utente Facebook, quando metto il mi piace a un'azienda, con il discorso insomma, della possibilità di Facebook di farmi rivedere sempre quell'azienda. Molto spesso quell'azienda io non la rivedo più, cioè non c'è quell'associazione matematica di quando ho messo mi piace e quell'azienda poi continuo a vederla. Cioè o vado di proposito a rivedere proprio quell'azienda, ma andando lì a sfogliare Facebook, quell'azienda spesso e volentieri poi non mi ricapiterà più. Quindi come faccio? Quello dipende dall'algoritmo di Facebook, Esatto, cioè da come gestisce le pubblicazioni all'interno del tuo feed, della tua home di Facebook. Di base, per quello che sappiamo noi ovviamente, Facebook tende a privilegiare i post dei profili personali, quindi dei tuoi amici, rispetto al contenuto delle aziende, perché le aziende vengono sempre spinte a fare promozione e ad investire denaro. Quindi proprio come bilanciamento di contenuti e di post che potrai andare a vedere, probabilmente vedrai prima lo stesso post di quell'azienda condiviso, per esempio, da un tuo amico, prima del post originale, perché la priorità viene data ai profili personali. In secondo luogo, l'algoritmo poi viene determinato dal livello di interazione che l'utente ha con i post di quella pagina. Quindi tanto più tu interagirai con i post di quella pagina, e tanto più è semplice che vedrai i contenuti futuri di quella pagina. Se tu non interagisci, scusami, sto dando del tu No, direttamente, no. e non interagisci con i contenuti di quella pagina, è come se quella pagina venisse messa un po' nel dimenticatoio da parte di Facebook. Facebook dice: probabilmente non ti interessa, hai messo il mi piace, però non interagisci, non guardi video, non stai lì a leggere il contenuto testuale, e quindi tende a farti vedere altro, perché poi con altro tu magari sarai più stimolato dal punto di vista dell'interesse, anche con nuove sponsorizzate e nuove pagine, e sarai portato a fare altre azioni. Quindi, da un lato, l'algoritmo funziona con diciamo, la priorità ai contenuti personali, dei profili personali, perché le aziende vengono spinte a fare sponsorizzate, e dall'altro dipende tantissimo da quanto tu interagisci con quei contenuti delle pagine. Quindi tanto più interagirai, e tanto più sarà semplice che vedrai poi nel futuro i post ulteriori di quella pagina. Se non interagisci, poi ti perdi, non le vedi proprio le pagine, quindi devi andare poi a Quindi ricercartele. Sì, funziona con molta così. probabilità le sponsorizzate le dobbiamo fare anche in base a quell'algoritmo di Facebook, quindi non preferire magari fare la sponsorizzata sul mi piace, ma fare la sponsorizzata sul click della pagina o comunque del Sì, dipende sito dall'obiettivo. nostro, voglio dire, cioè, in maniera di... Sì, se hai un obiettivo di business legato, non lo so, alla vendita di un prodotto, è ovvio che la campagna con l'obiettivo dei mi piace è un po' fine a se stessa, no? Questo tipo di campagna viene attivata soprattutto per le pagine che sono in startup, che partono magari da zero mi piace, per costruire quella base di fan, perché poi tu puoi anche, nel momento in cui hai una base di fan abbastanza ampia, come dicevo prima, lavorare sulla fidelizzazione, quindi lavorare su quei fan. Quindi non andare a dispendere le energie nel trovare nuovi follower, ma se devi proporre una promozione o far vedere i tuoi prodotti, fai vedere prima a chi già ha messo mi piace alla tua pagina, proprio perché non è detto che tutti quelli che hanno messo mi piace alla pagina poi siano in grado di vedere il post, sempre per come funziona l'algoritmo. È ovvio che se invece hai l'obiettivo di far vedere non la pagina, ma promuovere il post specifico dove c'è il prodotto, cioè stai proponendo uno sconto o appunto un servizio inerente ad una ricorrenza specifica,
ha senso scegliere un altro obiettivo, interazione con il post o l'invio del messaggio privato in pagina, o se gestisci anche la vendita online, il traffico al tuo sito, al tuo e-commerce e selezioni obiettivi differenti rispetto all'obiettivo che vuoi raggiungere, no? Questa tipologia di campagna viene utilizzata in fase di startup, di lancio di nuove pagine o quando voglio allargare la base di fan, perché poi successivamente voglio interagire con quei fan e fare ulteriori campagne su quella base di fan senza andare ad acquisire nuovi utenti. Quindi ragionare già con il pubblico che ho acquisito e che ha dimostrato un interesse rispetto al mio prodotto. E qui rilancio l'idea delle campagne di remarketing o di retargeting, che sono quelle campagne che lavorano su utenti che sono già caldi, non sono freddi, che già ci conoscono un minimo, quindi che hanno già compiuto un'azione sulla nostra pagina, che hanno già visitato il nostro sito, io gli faccio vedere nuovamente il mio prodotto e li spingo con il tempo ad acquistarlo, a compiere un'azione che mi interessa. Proprio sono campagne poi un po' più strutturate e complesse. Anche oggi abbiamo sforato, mi fa piacere perché vuol dire che c'è stata interazione, c'è stato interesse. È positivo, eh. Perciò direi di rimandare, diciamo, di seguire intanto la pagina del Gallo, qualora non lo facciate già, e interagite con i post, così rimanete aggiornati sulle interazioni, visto che noi i soldini per le sponsorizzazioni non le possiamo spendere. Detto questo, io, se abbiamo terminato per oggi, ringrazio Vito Amodio e Irene perché ci hanno supportato veramente alla grande. E niente, vi auguro una buona serata. Grazie a voi, buona serata, a presto. Grazie.